gradi. L'acqua è a 4. Però prepariamo, come a casa, un bel brodo di legumi. C'era anche il pomodoro secco. Lì ci scalda un po'. Fuori ti congeli le mani dopo 2 minuti. Magari non è proprio quello che esattamente ci vorrebbe. Comunque, insomma, hai pro e contro, perché sicuramente non avere, perché mi pare che questo volessi chiedere, non avere l'impostazione proprio classica, derivistica del percorso delle scuole di vela da bambino, eccetera, eccetera, sicuramente ci sono poi delle carenze inevitabilmente, però poi avere avuto l'opportunità di nascere in un posto appunto così come Calavonone, per me così selvaggio, con cui tutta quella natura così a portata di mano, anche un posto particolare da un punto di vista meteorologico, sicuramente poi ha influito anche per tanti pro, quindi diciamo insomma che le cose si bilanciano. E comunque tante volte durante, insomma, nella mia carriera di navigatore ho faticato anche per colmare quelle mancanze, ma non l'ho, ho sempre pensato che non lo, anche potendo tornare indietro, non scambierei insomma quell'opportunità che ho avuto con 1000 scuole di vela. Intraprendere questa carriera, insomma, questa cosa la devi sapere molto bene. Io avevo appunto in mente di scrivere sempre un libro, ma ho voluto, cioè l'ho detto, lo ripeto anche qua, ci tenevo in modo particolare che fosse un libro non scritto dal navigatore, dall'avventuriero che poi racconta la sua impresa, perché nel libro non è raccontata questa impresa, ma volevo essere un autore esordiente che scrive un libro anche che racconta un po' la sua storia e che di professione fa il navigatore, l'avventuriero. Questo, c'è una bella differenza, questo ha influito molto anche nella ricerca dell'editore, eccetera eccetera, perché io volevo, questo anche rappresenta da un certo punto di vista anche un po' di difficoltà. E quindi anche qui naturalmente è successo che dopo il mio tentativo di giro del mondo, che poi non è andato a buon fine, c'è stato un periodo che si avrebbe comunque, no, dopo un'impresa come questa, che è un periodo che io nel libro ho definito di decompressione, che è il vero periodo, il vero momento difficile, non è tanto la navigazione, ma quel che viene dopo. Ecco, questo ho cercato un po' nel libro di raccontare questo momento, perché è meno anche, se tu non lo vivi da dentro, non lo immagineresti mai, che è molto più complicato poi il ritorno a terra, il ritorno a casa, l'atterraggio. E quindi ho cercato un po' ho voluto raccontare, intanto mettere un po' la mia esperienza insieme, fare anche, perché c'è una parte che dopo esperienze di questo tipo, c'è una parte di esperienza che rimarrà laggiù, in questo caso negli Oceani del Sud per sempre, una parte che rimane dentro di te ed è un posto di privilegio dove io dico sempre che ti ci puoi andare a trovare quando vuoi. Anche quando insomma magari fuori la vita non è proprio nel momento migliore, quindi questo è anche un grande privilegio. E poi c'è una parte che si può anche trasmettere, che si può condividere, che si può raccontare. Ecco, quindi il libro è un mio tentativo, io parlo di questo nel momento in cui io torno a casa e così uso questa metafora, che poi non è nemmeno troppo una metafora, dove c'ho un momento, conosco per esperienze già fatte quanto sarà duro, insomma, quello che mi aspetta, però ho uno zaino carico di un'esperienza, di una somma di esperienze che sono poi il libretto di istruzioni per quello che insomma dovrò affrontare. Ecco, e questo quasi un po' in presa diretta, mentre lo vivo, lo racconto nel libro. E così, scavando un po' tra gli scaffali della mia memoria, vado a recuperare delle storie, degli aneddoti, dei personaggi che sono stati per me importanti e che comunque
in qualche modo hanno anche le esperienze di vita, no? A volte anche delle piccole, delle grandi cose che poi hanno influito e soprattutto anche tanto su quello che poi io sono andato a fare, no? Ecco, infatti il libro incomincia con il capitolo della grotta, con questa esperienza dove io in qualche modo capisco, adesso questo lo vedo chiaramente molti anni dopo con un'altra testa, con altre esperienze, magari in quel momento era solo un vissuto, però lì capisco che in qualche modo sono fatto per poter fare quella vita. E quindi insomma questo racconto nel libro, e quindi da un po' della mia infanzia, un po' delle storie, quindi la Iena, come mi hai chiesto, è stata un po' la mia prima barca, dove a quell'età un mio zio, io sono per metà anche algherese, no? Perché mia nonna era algherese, e poi anche dalla parte di mia madre avevo un mio zio che era il comandante di una nave, che mi regalò questa piccola barca che avevo appena, insomma, 12 anni, che per me era stata veramente una cosa straordinaria, e che è stato, insomma, dove ho mosso comunque i primi passi verso quello che era veramente, allora, che sono stato monotematico per tanti anni, era l'unico vero mio interesse. Si cambia. Sì, l'Oceano Indiano sono pochissimi, credo che a doppiare proprio il Capo Horn siano meno di 100 uomini in solitario nella storia. E quelle latitudini sono, anche per chi come me, insomma, le ha sognate, le ha lette, tutte le salse, ha conosciuto chi l'ha fatta, poi quando andrai lì è ancora diverso da come l'ho immaginato, perché sono luoghi inimmaginabili. Sono luoghi più inospitali del pianeta, dove sono ogni 8-10 ore c'è una burrasca forza 8, 9, 10, e fa freddo, l'acqua è a 3 gradi di temperatura, ci sono solo i ghiacci e le balene, eppure c'è un grigiore inconsolabile, eppure nel momento in cui non ce l'hai più, quella cosa ti manca. Tornando al libro, te l'ho detto poco fa, ci sono tantissimi particolari, ogni capitolo è veramente descrittivo. Io ho pensato a una memoria di ferro, uno che o prende appunti. Come hai fatto? Perché veramente ci sono, ogni capitolo va letto bene, riletto, ci sono veramente delle cose molto particolari. Sembra quasi che hai preso appunti, oppure che hai fatto un grandissimo sforzo di memoria per andare a recuperare tutti, cioè quei passaggi. Già il primo, quando tu racconti appunto l'avventura nelle bombole, a me veniva l'ansia, perché
sembrava di essere lì e vivere quei momenti. Io sono stato notoriamente uno smemorato, quindi diciamo che ho magari più... è stato un lavoro quello di andare, ovviamente, come credo che avverrebbe per tutti, magari sono più così, più vividi i sentimenti, no? Quindi quelle cose le ho catalogate dentro, le ricordo così, i sentimenti, quindi poi da lì, no, cercando di riacchiappare appunto l'emozione, quello che sono poi andato a cercare proprio i particolari, le storie, insomma, ma poi ho anche chi mi aiuta a ricordare. E poi ci sono i viaggi con i tuoi genitori, una cosa che ti è rimasta impressa, ne parlavamo poco fa anche, comunque qualcosa che ti ha accompagnato per tutta la vita. Ho avuto la fortuna anche di avere dei genitori che comunque, insomma, anche in casa si impara, loro anche viaggiavano molto, quindi ora anche lì, no, ci sono delle cose che da bambini abbiamo, le cose si vedono in un altro modo, ma ci sono cose che possono rimanere, ecco, questo anche ripensandoci anche nello scrivere, quando sei costretto ad andare a recuperare anche cose che magari erano lì nella memoria, ci sono solo una presenza senza che tu necessariamente ci vada a pensare, come è stato per questo racconto dei campi di concentramento, e ti rendi conto quanto anche da adulti magari abbiamo quella poca sensibilità nei confronti proprio dei bambini, dei ragazzini, dove e anche delle cose, degli episodi, delle cose che per noi sono banali, possono essere veramente anche terribili e rimanere anche per sempre e anche influire tantissimo per le vicende della propria vita. E quello è una di quelle cose che a me è rimasta molto dentro. È una cosa che da vissuta in maniera lì e chiaramente aveva una connotazione veramente negativa, invece poi è stato un bene, perché insomma è stato l'incontro col male assoluto, e quindi credo che sia stato il momento della vita dove ho deciso da che parte stavo.